ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici radioascoltatori di ANG Radio Agropoli Generation. Questa sera grande puntatona, ospite con noi Eddie Barreca, attore professionista, sceneggiatore, film distributor e produttore esecutivo. Tra le tante città abbiamo New York, Los Angeles, Hollywood e l'amata Torino. E ecco a noi Eddie Barreca, buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera e grazie per l'invito. Ciao, allora dici qualcosa di te, raccontaci un po' il tuo excursus, di che cosa ti occupi e che cosa hai fatto nella tua vita per arrivare fino a qui. Sì, mi occupo di recitazione, film distributioning, ho iniziato con la classica formazione attoriale, quindi partendo da Torino, da quelli che sono i corsi basic, per poi dopo un biennio di frequentazione di questi corsi partire per New York e fare subito un'esperienza internazionale, sia per l'inglese, sia perché ero molto giovane, avevo bisogno di fare nuove esperienze oltreoceano e subito ho scoperto qual è la vera vita del trasferirsi in una metropoli così grande, quindi le difficoltà e il dover poi avere a che fare con quella che è la sopravvivenza, quindi c'è una sorta di abitudine quando sei giovane di partire con il gruzzoletto piccolo che finisce subito dopo un mese, automaticamente scattano dei meccanismi poi di sopravvivenza. È un'esperienza che accomuna un po' tutti i ragazzi che decidono di andare via per un'esperienza fuori dall'Italia. Sì, perché si parte sempre con la vacanza e con gli occhi del turista, credendo che poi in America si raccolga l'oro per terra, e invece poi ti devi dare da fare il doppio, il triplo rispetto al tuo paese d'origine. E comunque offre sempre grandi opportunità, ma devi lavorare sodo e andare forte. Quindi hai iniziato a fare la scuola lì, che cosa hai fatto? Ho iniziato in Italia prima, poi ho cercato di frequentare delle accademie importanti, quelle da 8 ore al giorno, però era impossibile sopravvivere, quindi frequentavo delle masterclass qui e lì, e quindi dopo un paio di anni poi ho deciso poi di tornare, avevo imparato la lingua, sono tornato in patria e mi sono dedicato poi anche al canto, al musical, che era una passione forte che coltivavo già quando ero molto molto giovane. E poi è nata c'era il fuoco del cinema che ardeva e ho deciso di fare un corso da professionisti a Torino, in una delle scuole più rinomate. A Torino c'è il Teatro Stabile, che è la più importante, e poi ci sono altre due scuole che viaggiano più o meno come professionismo, come formazione per professionisti, viaggiano più o meno analoghe al Teatro Stabile. Una è la Sergio Tofano, che è quella che ho frequentato io. E lì ho trovato un regista di Mediaset, che era il regista di 100 vetrine, di Vivere. A Torino, nel torinese, ci sono degli studi dove giravano 100 vetrine. E quindi questo regista, quando finiva di girare, andava subito a scuola e i migliori allievi, durante i mesi, li sceglieva e se li portava sul set. Quindi per fare le prime esperienze, sono state quelle le mie prime esperienze. E poi ho continuato nel cinema indipendente, ho continuato sempre a studiare, a fare i miei viaggi all'estero, le masterclass, e poi sono arrivate altre esperienze anche internazionali. Bene, bene. Adesso partiamo subito con le domande, quindi entriamo nel vivo. Raffaele, hai qualche domanda da fare a Andy? Sì. Ciao Eddie, tutto, buonasera. Allora, la mia domanda è questa: quale consiglio daresti a chi vuole addentrarsi nel mondo della recitazione? Beh, della recitazione innanzitutto una buona scuola, una buona formazione. Io consiglio un maestro, un insegnante che insegni il metodo Stanislavski, che è il metodo che insegnano negli States, insegnano veramente un po' all'estero in tutto il mondo, a partire dall'Oriente, soprattutto i paesi anglofoni, quindi Inghilterra, Stati Uniti, Australia, c'è un perché. Ed è quella differenza che tu vedi quando vedi un attore straniero americano e un italiano, c'è una differenza sostanziale anche nel livello recitativo.
Il perché parte da quello. Loro usano il metodo, usano una sorta di formazione che si basa non solo sull'immedesimazione, quindi sulla ricerca della verità all'interno dei personaggi, ma anche nell'uso dei sottotesti e dei pensieri, che dovrebbe essere cosa scontata, ma in questo paese non lo è. Cioè non tutte le scuole formano mirando a quello, e quindi qua la maggior parte delle scuole ti formano a imitazione di un cinema o di una recitazione magari che appartiene più al territorio. Insomma, il metodo non è facile neanche trovare un insegnante di metodo qui in Italia, non ce ne sono molti. Quindi la base, secondo me, è avere già un buon insegnante e poi buttarsi senza sprecare troppi anni a studiare, perché è tanto inutile. Quindi una volta formato ti butti e via, oppure ti butti direttamente e fai esperienza facendo, che è anche un'altra cosa che è ottimo fare. Quindi all'estero, più all'estero, insomma, consigli tu, Wendy? Beh, io sì, ho sempre anche puntato all'estero già da molto giovane, poi sono un American lover, quindi sì, perché ci sono più opportunità all'estero. Grazie. Prego, figlio. Bene. Daniele, tocca a te. Buonasera, ciao Andy. Ciao Daniele. Volevo chiederti, quando sei sul set, il tuo metodo per calarti nel personaggio che interpreti, diciamo così? Lo switch, il cambio dal te stesso al personaggio, intendi quello? Sì, quello, che cos'è? Sì, me l'ha insegnato anche lì il mio insegnante storico, il mio mentore, è una sorta di preparazione che ognuno può avercela diversa, non è detto che sia la stessa, quindi va personalizzata, c'è chi usa la musica, chi usa altre situazioni, chi usa dei ricordi, delle proiezioni future oppure delle proiezioni passate, può andare a toccare qualcosa del suo passato, insomma ognuno ha il proprio metodo. Io lo faccio in un paio di minuti con delle musiche in base al genere di film, al genere di personaggio e al genere di scena che va girata. Magari serve della tensione, io ne scelgo alcune con cui faccio una preparazione e diciamo che arrivo già al 50% sul set già col personaggio già fatto. E poi mi manca uno switch, perché comunque entri ed esci. Devi anche ascoltare quello che dice il regista, non puoi avere soltanto la tua linea fissa e fare di testa tua. Ti crei una linea forte e poi segui le direzioni del regista e ti porta al lavoro completo. Capito, grazie. Prego. C'è un bello studio sotto e tanta, tanta, tanta pratica. Sì, la pratica è importante. Però un minimo di formazione comunque ci va. E poi, se vuoi, continui a farla, perché nel professionismo non si smette mai di imparare, soprattutto in questi mestieri qui. Esatto. Antonietta. Andy, molti giovani vogliono svolgere la tua professione perché attratti dalla facilità con cui si raggiunge il successo. Molto spesso è motivato più dalla visibilità che dal talento. Come si colloca un buon attore in questo trend? È una bella domanda questa qui. Non è detto che si riesca ad ottenere subito il successo, poi ognuno può cercare di utilizzare dei metodi o una struttura per avere un po' di notorietà, però poi comunque devi anche una volta che hai la notorietà devi comunque rimanere a galla e non è facile. Insomma, io posso, per una questione di esperienza, posso consigliare di mirare anche ad altro, cioè non solo all'interno del settore, cercare di imparare il più possibile. Ed è quello che ho poi fatto anche io, mirando verso anche il film distributioning e quindi la distribuzione, anche perché in Italia, ma anche all'estero, non ce ne sono molte di case di distribuzione. C'è molta gente che produce, molta gente che fa, però poi il prodotto dove lo collochi, le conoscenze, le connessioni, tu crei magari un prodotto che ha un costo e riesci a riprenderlo poi questo costo. Insomma, ci sono vari aspetti e cercare di imparare il più possibile
fai in modo comunque di rimanere a galla in questo settore che è facile affondare come niente. Grazie. Prego, figure. Ale. Ciao, buonasera. Ciao. Andy, allora, la mia domanda era, se pensando al futuro, logicamente, se c'è qualche ruolo che ti piacerebbe interpretare oppure un genere specifico che ancora non hai avuto la possibilità di fare? Sì, cioè, in realtà è in progetto, nel senso che adesso abbiamo un film da fare, ma poi ce ne sono altri due o tre già abbozzati, ed è quello sulla malattia, vorrei fare qualcosa sul Parkinson, perché non è stato fatto ancora nulla e ci sono storie di uomini veramente bellissime da raccontare e sono parti importanti, quindi vanno fatte con un certo criterio e usando i guanti, soprattutto perché sono sempre temi molto delicati. Però lo faremo, è già in progetto. Bene. Chiara? Stiamo attraversando un periodo molto particolare per via di questo Covid. Volevo sapere se vi sono state difficoltà, se sono arrivati, per chi ha un mestiere come il tuo, degli aiuti da parte comunque dello Stato. Allora, assolutamente no, io non ho fatto richiesta, anche perché poi come libero professionista mi appoggio a una società importante, che è la società più importante di produzione e distribuzione che abbiamo a Torino, che si chiama Drama, e loro sono famosi per un film che hanno girato qui, hanno fatto venire gli americani, quindi attori di Hollywood, e con quello hanno sbancato dappertutto. E poi da lì, quindi io appoggiandomi a loro sono praticamente un loro agente, dal lato della film distribution e dal lato poi della produzione esecutiva. E poi per il resto sono anche spesso stato a Los Angeles, quindi no. In realtà no, io mi occupo anche di distribuzione, di conseguenza si fa il remoto, è una sorta di smart working, quindi quando manca... Meno male riuscite a lavorare. Sì, no, quello non manca, quella distribuzione è un lavoro sicuro, poi un lavoro appartiene poi ai nuovi lavori, no? Quelli che servono adesso in questo momento, che stanno nascendo un po' come funghi, è il lavoro del futuro, ecco. Sì. Perché oramai riguardo i content, come vedi c'è tanta richiesta di content, e poi ci sono delle aperture, soprattutto da parte degli Stati Uniti, c'è un accordo che adesso ve lo dico a voi, e non lo sa probabilmente ancora nessuno. Uno stile Leone! Ed è quello, nel 2018 gli americani hanno stretto un accordo sul mondo dei content e un'apertura verso l'Europa, quindi si sono messi insieme Canada e Stati Uniti per aprire una grossa produzione verso l'Europa. Quindi prodotti dall'Europa vengono prelevati di continuo perché c'è urgenza di queste piattaforme di content, quindi da Netflix, Amazon Prime. Poi ne sono nate altre, Shorts TV, con cui collaboro io, insomma, è uno dei futuri lavori, i lavori del futuro. Grazie mille. Figurati. Bene, anticipato la mia domanda giusto sul mondo Netflix e anche Amazon Prime, se non sbaglio, giusto? Sì, Prime è un po' diverso rispetto a Netflix, operano in modo diverso, ecco. Sono due cose diverse, però sono due piattaforme importanti. Esatto, tu hai iniziato anche la collaborazione con loro, giusto? Ho iniziato con il colosso dei cortometraggi, che è comunque collegato poi ad altri. Poi per Netflix io avevo un professore di inglese che lavorava alla Fox, poi è stata inglobata da Disney, insomma era già inoltrato, era già dentro tutto questo mondo che faceva parte di content. Io con quel professore ho legato, ho mantenuto i rapporti, quando vado a Los Angeles, insomma, è lui che mi ha introdotto un po' nel campo lì di Los Angeles, di Netflix, e lui si occupa di quello, acquisizioni, quindi a noi sta solo fare un prodotto veramente buono, veramente figo, diciamo che è più facile poi da piazzare, perché la connessione c'è, l'apertura già c'è.
Va bene, quindi stai suggerendo che è importante comunque mantenere i contatti anche a livello scolastico, no? Frequenti i corsi, conosci persone e potrebbero darti... Assolutamente, io quei corsi di inglese potevo benissimo farli a Malta, qui dietro, o andare in Inghilterra nella classica scuola inglese, ma io l'ho scelta apposta a Los Angeles e poi ho scelto Santa Monica perché so che... Vabbè, è il posto più caro, magari potevi trovare la scuola che costa meno, però gli agenti sono lì, e i produttori vivono lì, e quindi è facile anche solo che li becchi per strada, magari uno va a allenarsi in palestra, va in spiaggia o va la sera a Hollywood, cioè è più facile, quindi, ed è quello che è successo anche se è stato un caso, perché poi me lo sono ritrovato in classe, quando frequenti tutti i giorni per i mesi in classe, poi leghi inevitabilmente. Quindi ti è capitato di fare incontri del genere? Sì, sì, il mio professore a quel tempo lì non lavorava ancora per Netflix, lavorava però per la Fox, era un freelance, e poi negli anni è riuscito a entrare mantenendo i contatti, io poi andando su ho cominciato anche ad essere invitato a delle proiezioni delle loro serie TV della Fox, quindi c'erano produttori, c'era il produttore di Del Cavaliere Oscuro, mi ricordo, nel 2018, a una serata. C'era poi Black Panther, il figlio di Michael Jordan, cioè c'era tutta questa gente lì. E poi io, che non sapevo neanche cosa fare, cosa dire, dovevo imparare ancora le capacità interrelazionali, anche perché caratterialmente non è che sono un fiorello, ecco. Ho dovuto imparare anche un po' a fare il commerciale, perché in questo campo ci va anche quello. Vabbè, quindi un po' di italianità c'è stata. Sì, ma è una questione caratteriale. Un po' timido, un po' introverso, è finita. Bisogna imparare un po' a fare la gente, rappresentante, a venderti un po'. Vabbè, ma noi italiani nel settore estero siamo molto bravi a così, sì. Un po' a sciogliere i nodi. In teoria sì, però io non credevo di esserlo e poi in realtà non lo sono, però ho dovuto imparare sul campo un attimo. O ti svegli lì sul momento, se no perdi l'occasione, il treno parte. Va bene, grazie. Eddie! Eccomi. Tocca a te. Ciao Andy. Ciao. Ti vorrei chiedere di cosa parla il cortometraggio Triangle? Allora, Triangle è il classico film che producono in America, nel senso è il classico... la classica battuta di pesca, di campeggio, di tre amici. Avrai sicuramente già visto degli horror, dei thriller dove vanno in campeggio, poi succede sempre qualcosa. Sì. Noi l'abbiamo strutturato in modo diverso, l'abbiamo fatta partire così, quindi anche con un ritrovo tra amici, però in realtà è una riattualizzazione di una delle nostre dark stories che abbiamo a Torino, che a Torino ce n'è una valanga di storie maledette, di leggende, esoterismo. Sai che c'è quel triangolo tra Genova e Torino, cioè, a Torino ci sono mille storie. Io sono cresciuto con mio nonno che mi raccontava questa leggenda della dama velata, che era una sorta di fantasma, di donna che prendeva gli uomini, li faceva scontrare, si scannavano tra loro e poi li faceva sparire. Quindi noi abbiamo fatto una riattualizzazione di quella storia lì, chiaramente portandola ai giorni nostri e mettendoci dentro poi varie tematiche, quindi amicizia, inganno... rapporti che si sgretolano, che invece sembravano solidi, quindi una tresca a tre, a quattro persone. Abbiamo messo insieme mistero, azione, un po' di tutto, però non è il classico film che si fa in Italia, ecco. Non è per niente sociale, è legato all'intrattenimento e basta, perché noi facciamo un cinema diverso, un cinema di intrattenimento, e ci piacciono le produzioni americane, ci piace intrattenere il pubblico, farlo divertire, e non tanto sociale, anche perché qua in Italia si produce solo sociale e si distribuisce anche solo sociale, anche nei festival. Andy, preferisci stare dietro la telecamera o davanti la telecamera? Davanti, per una questione di abitudine, perché come tecnico dietro non è che ne so molto, cioè ho fatto l'aiuto regia una volta e preferisco, mi sento più sicuro davanti perché ho più esperienza.
però non è detto che tra un po' cambi. Ci stai pensando? Ho il mio socio che è complementare a me, con la quale sono cresciuto, con cui ho il gruppo di lavoro, quindi lui si occupa della regia, lui si occupa di stare dietro. Sì, in futuro mi piacerebbe. Va bene, grazie. Adesso tocca a Paolo. Prego Paolo. No, io volevo chiedere se c'è un tipo di personaggio che ti risulta più facile interpretare rispetto ad altri e se ce n'è uno in particolare che ha fatto svoltare la tua carriera, insomma. Allora, sì, ho il personaggio di impatto, quindi ho l'action, il duro, il cattivo, ho questa fisicità importante, diciamo, l'altezza, poi sono il tipico uomo da palestra e arrivo dagli sport da combattimento, quindi ho questa fisicità che è la prima che vedi, ecco. Sì, infatti le prime parti in fiction erano tutte da poliziotto, da carabiniere, insomma, sempre per fisicità. E poi ho avuto un ruolo in un film indiano di Bollywood, che però è una produzione enorme, milionaria, in un action di guerra, quindi sempre però relativa alla fisicità. Cercavano però dei attori che parlassero inglese, che saltassero giù dagli elicotteri, sai, dove ci voleva una certa dimestichezza con le armi, sì. con l'atleticità, ecco. Quindi questo è il ruolo, i ruoli che mi vengono meglio sono comunque questi qua di impatto, di action. E poi l'altra domanda qual era, scusa? Se c'è un personaggio in particolare che ha dato una svolta alla tua carriera? No. In realtà no, anche se ho vinto un Best Actor di Las Vegas, ma la mia interpretazione nel nostro film, secondo me, non è al pari delle altre. In realtà penso di essere stato premiato perché ho curato bene anche la parte di post-produzione, la distribuzione, insomma mi ha dato un premio per tutto quello che avevo fatto intorno al film e per la qualità poi anche della produzione esecutiva che c'è dietro, sai, coordinare i reparti, sì. Seguire la costruzione, fare determinate scelte, eccetera, eccetera. Ok, grazie. A te. Bene, qualcun altro vuole fare una domanda? Se è possibile io lo chiedere a Andy, come nasce questa tua passione per la recitazione? Ah, dai film di De Niro, Al Pacino, sono cresciuto con... Sì, sono cresciuto con quel cinema lì. Quindi già con i film di Sergio Leone sono un appassionato, e Gian Maria Volonté. Belli. Sì. Va bene, qualcun altro? Se posso io. Vai Chiara. Con quale regista e perché no, con quale attore ti piacerebbe collaborare in un futuro? Attori e registi ce n'è una bibbia. Mi piacerebbe con Scorsese. Beh. Con un cinema che, sì. Poi ce n'è tanti altri, adesso De Palma, ce n'è tantissimi. E quello che hai proprio il sogno nel cassetto, diciamo così. Sì, Scorsese, sì. E come attori ce n'è anche una marea. Da Tom Hardy a Pitt, a DiCaprio, insomma, inutile anche elencarli perché sono talmente grandi. Vabbè, grandi attori, tutti grandi attori. Grazie. Figurati. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata. Ahimè, il tempo, come del resto, succede sempre. Quando si sta bene a conversare è volato ed è... siamo giunti alla fine. Bene, concludiamo con la nostra solita ed ultima domanda. Andy, qual è il segreto per farcela? Lavorare come un mulo, duramente, spingere come se non ci fosse un domani. Io ho iniziato a spingere come un caterpillar, saranno passati 4 anni, comunque i risultati in 4 anni sono arrivati, perché prima
Spingevo però non abbastanza, quindi tendevo un po' a perdere tempo e invece poi se dedichi ogni respiro i risultati arrivano. Va bene, grazie mille. A te, ciao a tutti, ciao Gianni, buona serata. Grazie per questa puntata, arrivederci alla prossima, vi aspettiamo come sempre su ANG Radio Agropoli Generation, stay tuned! ANG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.